Dopo l'intervista a Mark Cerny avevamo pochi dubbi. I caricamenti rapidi di cui parlava erano merito del nuovo bus PCI Express 4.0. Si tratta di uno standard di spostamento dati molto veloci, pensato per far dialogare le componenti interne di un hardware. L'aggiornamento 4.0 permette di lavorare con una velocità del 30% in più rispetto alla versione base. In questo video ci addentreremo un po' più nel dettaglio per quanto riguarda la disamina tecnica. Per avere maggiori chiarimenti vi invitiamo a seguire le pagine di Every High Tech. Mark Cerny ha sostenuto che PS5 utilizzerà un SSD di nuova generazione con velocità inarrivabile per qualsiasi PC. È un'affermazione forte, fatta per far sognare gli appassionati, ma che sembrava un po' altisonante. Difficile che una console possa superare un PC in questo ambito, soprattutto se si considerano i prezzi di alcune componenti disponibili per computer. Nonostante questo, un fondo di verità era evidente nelle parole di Cerny. Effettivamente, al momento dell'intervista, le prestazioni delle PCI Express 4.0 erano ancora incerte, basate su fonti e test tutti da confermare. Inoltre, non esistevano sistemi in grado di sfruttarle. Oggi possiamo affermare con certezza che questo standard arriverà prima per il computer, esattamente al debutto delle schede madri di nuova generazione con chipset X570, pensate per i processori AMD Zen della serie 3000. Durante il Computex di Taipei abbiamo assistito a una presentazione che ci ha fornito ulteriori informazioni sulle potenzialità di questa interfaccia e sulle effettive prestazioni di PlayStation 5 in questo ambito. Dopo l'annuncio dei nuovi processori Ryzen 3000, proprio Asus ha organizzato un approfondimento per spiegare le peculiarità delle nuove schede madri in arrivo, mostrando i benefici del chipset X570 e soprattutto dell'interfaccia PCI Express 4.0, integrata per la prima volta proprio sulla piattaforma AMD. Prima di andare avanti, è bene precisare che l'architettura su cui si basa PS5 è la stessa dei nuovi processori. Non sappiamo però come sarà personalizzata da Sony. Ci saranno differenze importanti sia nella CPU che nel chipset impiegato. Tuttavia, durante l'evento, Asus ha mostrato quali sono le reali potenzialità di trasferimento dati della nuova interfaccia PCI Express 4.0 applicata a un SSD M.2, potenzialità che lasciano davvero a bocca aperta. I primi test comparsi online indicavano velocità di picco fino a circa 4500 megabit al secondo in lettura sequenziale, contro i circa 3500 megabit al secondo per le PCI Express 3.0. Già così, la differenza rispetto all'unità di memoria installata su PS4 e PS4 Pro sarebbe abissale. Tuttavia, una slide mostrata nel corso della presentazione ha sorpreso tutti i presenti. La velocità di trasferimento dati raggiungibile potrebbe infatti triplicare, toccando un picco di 8066 megabit al secondo. Come mai finora i test non sono riusciti a raggiungere questa velocità? Lo hanno spiegato proprio gli ingegneri di Asus nel corso dell'evento. Il problema non è tanto nelle memorie utilizzate, dal momento che il collo di bottiglia è il controller deputato alla loro gestione. Ogni SSD ha al suo interno un controller che gestisce diverse parti del processo di stoccaggio e lettura dei dati, dalla loro allocazione all'interno delle celle di memoria fino all'ottimizzazione delle prestazioni. Gli SSD più veloci sono dotati anche di un'ulteriore memoria cache DDR per aumentare ancora di più le prestazioni. Durante la presentazione, Asus ha affermato che un controller di memoria capace di arrivare a oltre 8000 megabit per secondo in scrittura sequenziale ancora non esiste, ma sarà disponibile il prossimo anno, guarda caso proprio in corrispondenza con l'uscita di PlayStation 5. Tornando alle affermazioni di Mark Cerny, quindi, è plausibile affermare che PS5 utilizzerà un SSD M.2 con standard PCI Express 4.0 e un controller di memoria capace di raggiungere queste velocità? La risposta è affermativa e a questo punto è evidente che i limiti nella capacità di trasferimento dati non dipendono esclusivamente dal tipo di memoria e dallo standard PCI Express utilizzati. Bisogna però fare un altro tipo di considerazione, prettamente economica. Un sistema di questo tipo avrebbe un costo molto alto. Solo gli SSD più veloci e costosi utilizzeranno queste tecnologie il prossimo anno. Appare quindi improbabile il loro inserimento in una console, mentre a livello professionale diventeranno realtà prima di quanto si pensasse.
Tuttavia, già l'utilizzo di un SSD M.2 di buon livello, unito alla capacità di trasferimento dati del bus PCI Express 4.0, rende possibile e veritiero quanto affermato da Sony fino a questo momento. Le velocità di caricamento mostrate finora non sono fantascienza, sono frutto delle più recenti evoluzioni tecnologiche nel campo dello stoccaggio dei dati. Se Sony intende puntare davvero su questo standard, allora le prestazioni della prossima PS5 ne trarranno grande giovamento e molti giocatori potranno godere di caricamenti a dir poco fulminei.